che con le vittorie si lavora con un po' più di tranquillità, però è il nostro lavoro e tutte le settimane le affrontiamo nello stesso modo, cercando di imparare degli errori della partita che abbiamo fatto, in questo caso la Salernitana, e pensare già subito dopo la partita della Salernitana, pensare già alla Sampdoria. Saremo con i soliti dell'ultima partita, recuperando uno come Bastoni che può essere di grande aiuto in questo momento. Questo sarà sempre no, sarà sempre uno degli obiettivi che abbiamo durante una partita, è non prendere gol. Poi davanti abbiamo delle squadre che hanno la capacità di metterti in difficoltà e noi essere bravi di prima non prendere gol e poi cercare di farli. La prossima contro la Sampdoria. E dopo sarà con la prossima con il Genoa e dopo sarà con la prossima con la Fiorentina. Tutte le partite sono importanti e la prossima quella con la Sampdoria è la più importante perché è dove possiamo avere più controllo in quello che abbiamo fatto durante la settimana, preparandola e giocarla per, come sempre, cercare prima di fare una buona partita e poi avere un buon risultato. Poi vedremo per le prossime. Siamo tutti in difficoltà. Io vedo la Sampdoria come una grande squadra, con grandi giocatori, con un grande allenatore e domani sarà una partita difficilissima. E lo sappiamo dall'inizio, poi sta a noi a cercare di fare le cose che sappiamo fare, quello che abbiamo provato e quello che dall'inizio della stagione, ripeto, giocare come squadra, cercare di difendersi insieme, recuperare la palla e attaccare insieme. La Sampdoria è una squadra che io ho un enorme rispetto e anche loro per me. Una squadra in più in Italia dove si merita questo rispetto, penso anch'io di aver fatto qualcosa per meritare lo stesso rispetto e giocheremo una partita che ognuno la vuole vincere, ma sempre con questo rispetto. Deve essere così, loro fanno parte e una parte molto importante da dove siamo noi, che è il gioco del calcio. Se lo meritano, poi andare in quel momento a abbracciarli è stata una cosa sicuramente non pensata e naturale, delle sensazioni che uno ha dopo la partita. E alla fine facciamo questo lavoro anche per loro. Abbiamo bisogno di questo entusiasmo, di questa avvicinanza e sono contento di averli in campo e spero che noi dentro al campo possiamo fare il nostro meglio perché loro possono essere orgogliosi e continuare a seguire le squadre. Noi giocheremo come sempre, con la consapevolezza che abbiamo una buona squadra davanti e che cercherà di fare il suo meglio e vedremo durante la partita chi starà nel suo momento e poi ci sono tanti momenti della partita a gestire. Ma sono cose che alla fine abbiamo studiato, abbiamo cercato di passare le informazioni ai giocatori, loro sempre con grande disponibilità e cercheremo di affrontare, come ho detto prima, una partita difficile contro una buona squadra come la Sampdoria e noi cercare di approfittare delle nostre forze e allo stesso tempo di ridurre quella forza che possa avere soprattutto in attacco una squadra come la Sampdoria.